Bentrovati amici di appartamentoweb.com con la rubrica di libroterapia, i libri che curano, la lettura come terapia, video recensioni che fanno bene alla salute mentale. Oggi parliamo di Irvin Yalom e del suo libro Il dono della terapia. Irvin Yalom è uno psichiatra, psicoterapeuta, scrittore di moltissimi testi in cui mostra le sue doti sapienti a livello psicologico e filosofico, facendo vivere ai lettori momenti di introspezione, stralci di vita comune, fatti, emozioni e situazioni personali che appartengono a tutti. Io credo non sia solo un libro per addetti ai lavori, ma per tutte le persone che vogliono assaggiare e conoscere il dono della terapia, di psicoterapeuti e di pazienti, due persone che leggendo misurano le proprie passioni, le proprie paure, creando una condivisione e uno spazio di relazione, pieno di spunti e di riflessione con l'autore, capace sempre di emozionare e narrativamente rendere speciale ogni parola, facendola vivere a tutti noi, nel momento presente, nel qui e ora. Questo è il libro Il dono della terapia, edito da Neri Pozza, I Colibrì. Leggiamo insieme quello che scrive Irvin Yalom. I consigli di questo libro sono tratti da annotazioni relative a 45 anni di pratica clinica. Esso rappresenta un mélange particolare di idee e tecniche che ho trovato molto utili nel mio lavoro. Queste idee sono così personali, presuntuose e qualche volta originali, che difficilmente il lettore potrà trovarle altrove. La terapia e il rapporto psicoterapeuta-paziente sono, come indica il titolo, l'argomento proprio di questo libro, ma in una maniera appunto così originale che l'esperienza terapeutica vi appare come una sorta di avventura e analisi, e pazienti vi sono raffigurati come singolari compagni di viaggio, anziché come distaccati guaritori e infelici che soffrono. Unendo l'abilità di narrare al rigore dello studioso, Irvin Yalom racconta i casi clinici più difficili che gli siano mai capitati, rileggendoli alla luce di un passo di Freud, di Schopenhauer. Rivela il consiglio di un vecchio amico, grazie al quale superò una delusione di gioventù. Attinge alle pagine di Hermann Hesse per parlare di malattia e di guarigione. Guidato dalla passione per il compito e messi da parte i consigli che gli suscitano meno entusiasmo, Yalom invita i lettori a seguirlo attraverso 85 temi centrali della terapia contemporanea. Rimuovere gli ostacoli e andare avanti, ad esempio. Evitare le diagnosi, non avere paura di sbagliare, sviscerare il senso della parola, casa, riflettere sui sogni che ci tengono svegli e ricordare che se il terapeuta ha molti pazienti, il paziente ha un solo terapeuta. Andiamo a sfogliare insieme il libro e andiamo a leggere alcune parti di esso. Rimuovere gli ostacoli alla crescita. L'essere umano possiede una propensione innata alla realizzazione di se stesso. Scrive Yalom, proprio come una ghianda diventerà una quercia, che immagine meravigliosamente liberatoria e chiarificatrice. Ancora, riconoscere i vostri errori. Se fate un errore, ammettetelo. Qualsiasi tentativo di coprirlo, alla fine, vi si ritorcerà contro. A qualche livello il paziente sentirà che state agendo in malafede e la terapia ne soffrirà. Inoltre, l'ammissione aperta di un errore è un buon sistema per proporre modelli ai pazienti e un altro segnale che tenete a loro. Un altro argomento che ho usato spesso, scrive Yalom, è quello di fare riferimento alla mia esperienza personale di paziente, dicendo qualcosa tipo: so che sembra sleale e iniquo che lei pensi a me più di quanto io non pensi a lei, che intavolo lunghe conversazioni con me tra le sedute, sapendo che io, invece, non parlo con lei nella mia fantasia, ma è solo la natura del processo,
ho avuto esattamente la stessa esperienza quando io stesso sono stato in terapia, mentre stavo sulla sedia del paziente e desideravo ardentemente che il mio terapeuta pensasse di più a me. Usate i vostri sentimenti. Mary, lasci che le dica una cosa. Durante gli ultimi minuti ho notato che mi sono sentito scollegato da lei, in qualche modo distante. Non sono sicuro del perché, ma so che ora mi sento diverso rispetto all'inizio della seduta. Quando descriveva come si sentiva per non aver ottenuto quello che voleva da me, o dall'ultima seduta quando mi parlava più con il cuore in mano, mi chiedo: qual è il suo livello di connessione con me oggi? La sua sensazione è simile alla mia? Cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Incoraggiare l'autosvelamento del paziente. L'autosvelamento è un ingrediente assolutamente essenziale nella psicoterapia. Nessun paziente trae beneficio dalla terapia senza l'autorivelazione. È quindi una delle componenti automatiche della terapia di cui ci si accorge solo se viene a mancare. Molto di quello che facciamo nella terapia, fornire un ambiente sicuro, stabilire fiducia, esplorare fantasie e sogni, serve a favorire l'autorivelazione. Parlare del significato della vita. Noi esseri umani sembriamo creature sempre alla ricerca di un significato per tutto. Uno dei nostri compiti più importanti è quello di inventarci un significato abbastanza forte da sostenere la vita e attuare la manovra disonesta di negare il fatto che siamo noi gli artefici di questa invenzione. Così ci convinciamo che invece era lì che ci aspettava. La nostra continua ricerca di sistemi ricchi di significati sostanziali spesso ci fa precipitare in crisi di significato. Ecco, questi erano dei pezzi tratti dal libro di Irving Yalom, Il dono della terapia. Vi invito a leggerlo e spero che apprezziate questa condivisione con voi e ci vediamo prestissimo alla prossima. Ciao a tutti!